Buonasera a tutti, sono Beppe Rocca e volevo avvertirvi che, come al solito anche quest'anno, il giorno 22 di ottobre partirà il Master di Medicina Investigativa Moderna. Io sono Giulia Garaffo e sono l'altra docente di questo master e in questo piccola introduzione, in questo piccolo video vorremmo un po' raccontarvi che cosa succederà appunto a partire dal 22 di ottobre. Che cos'è il master? Cominciamo così. Il master è un corso che dura un anno accademico, da ottobre a luglio, un weekend al mese, ed è un corso rivolto a i professionisti sanitari, figure sia mediche che non mediche, quindi chi includiamo? Sicuramente dei nutrizionisti come me, sicuramente dei terapeuti complementari, tutte le professioni, dei dentisti, tutte le professioni sanitarie e sia mediche che non mediche, che hanno a che vedere con la cura della salute. Quindi l'approccio è un approccio che mira a integrare competenze di base di biologia, che non possiamo dimenticare, mira a integrare competenze cliniche, e direi che qui abbiamo il portavoce della clinica dentro al master, e integra tutto quello che si sa in letteratura rispetto all'approccio metabolico e stile di vita, per la cura della salute. Direi due parole su come funziona e poi passiamo in rassegna un attimo il calendario del corso e poi diciamo le novità anche degli ultimi libri che abbiamo pubblicato e diciamo le perle di saggezza e i trucchi del mestiere di quest'anno che sono le novità rispetto agli anni precedenti. Allora, tanto per cominciare, ci viene chiesto spesso se si è obbligati a seguire in quelle date precise del master o se si può seguire in un secondo momento. Premetto che noi nella settimana dopo il master io realizzo dei video professionali, carico sul portale tutte le diapositive discusse nel master e in più ne carichiamo di solito un bel Libri, camion in più materiale. perché nel frattempo abbiamo letto libri, materiale, quello che è, e quindi voi potete vedere quando volete, come volete, nella modalità che credete, sia i video dei 2 anni scorsi e gli altri ritengo che se non sono obsoleti li includo, ma abbiamo tendenza a rinnovare gli argomenti, i contenuti di anno in anno, quindi direi che partite già con 2 anni precedenti più l'anno in corso e il materiale comparirà, diciamo, nella settimana, 10 giorni successivi alla data del master. Il master si svolge in una modalità online, In quindi le Zoom. lezioni sono in diretta su Zoom e vengono poi appunto riprese e vengono rifatti i video. Oltre ai medici e oltre ai professionisti sanitari, il master è aperto anche a tutti quelli che noi chiamiamo liberi uditori. Che cosa vuol dire? Persone che non hanno un interesse professionale nella formazione, ma hanno un interesse invece personale, che hanno l'interesse ad approfondire temi riguardanti lo stile di vita, e scelte protettive per la cura della salute. La differenza qual è? Che se sono un sanitario posso, c'è una FAD, una formazione a distanza che è diciamo compresa nel master, che mi dà alla fine dell'anno accademico 50 crediti ECM. Per quanto riguarda il calendario, passiamo magari un attimo in rassegna gli argomenti proprio a spot che toccheremo. Diciamo che di massima il calendario del master rispecchia quello che è un trattato di fisiopatologia e di patologia generale a livello universitario e a livello specialistico. E cominceremo col problema del metodo. Qui devo subito dirvi che ultimamente ho scoperto l'importanza di far riferimento a dei giganti della storia della medicina, anche perché così seguo il loro iter, le loro evoluzioni, le loro detective story e rendo più avvincente la spiegazione degli argomenti, anche perché orientarsi nella letteratura scientifica al momento attuale è difficilissimo perché Olimpico. conflitti di interessi, articoli pagati, fake news, insomma è assolutamente improssibile. Quindi vi fornisco anche un elenco di personaggi e Giulia a sua volta ha i suoi fan nell'ambito della scienza medica che potete poi utilizzare come riferimenti per aggiornarvi per conto vostro. Infatti partiremo dal problema del metodo e poi subito affronteremo la biologia La cellulare. biologia cellulare, che dovete immaginarvi non sarà come affrontata in un'aula di università, ci saranno sicuramente dei concetti importanti da portare a casa, ma che viene letta un po' nell'ottica di che cosa mi serve sapere se voglio poi capire il metabolismo intermedio e tutto quello che rientra poi nella parte più
pratica operativa, mi verrebbe da dire, rispetto a cosa mi serve sapere delle mie cellule, del mio funzionamento. Quindi useremo moltissime metafore. Una che ci piace tantissimo è quella della macchina ibrida, dei compartimenti. Quindi la rilettura che faremo della cellula è proprio un po' nell'ottica di quali parti servono per regolare le mie funzioni. E a questo proposito, anche un'altra parte da leone farà l'epigenetica, perché se decidete di cambiare vita frequentando il master, di cambiare improvvisamente modo di alimentarvi, di fare sport, di qualunque attività dell'agenda quotidiana, sarà molto importante dar tempo alla regolazione genica al vostro organismo, 3 o 4 settimane, come abbiamo spiegato nel nostro ultimo libro Artisti del Digiuno. Dategli tempo di cambiare l'espressione genica e produrre gli enzimi per il tipo di alimentazione e di vita che avete intenzione di adottare con questa fase. A questo proposito mi viene in mente l'introduzione alle neuroscienze e la parte che fai sempre tu, Giulia, di Mark Mattson. Introduciamo uno dei miei giganti preferiti, che è Mark Mattson, e rispetto proprio a come si integrano aspetti più di metabolismo, di fisiologia, di biochimica, in un concetto molto interessante che è di protezione per la salute del cervello e la prevenzione delle malattie neurodegenerative, inteso come alternanze fisiologiche, ritmi biologici e come il nostro corpo si adatta, si alterna e si difende anche alternando dei ritmi. Il concetto di switch sarà approfondito in maniera dettagliata. Un altro gigante, e molti di voi non sapranno che quando sei sovrappeso, obeso, in realtà il tessuto adiposo viscerale è un processo infiammatorio. Voi siete affetti da quella che si chiama un'infiammazione cronica che non si risolve mai, un'infiammazione cronica non resolving, e quindi l'infiammazione farà la parte da leone, come vedete sarà uno degli argomenti che affrontiamo subito, non tanto nella versione classica infiammazione acuta, la polmonite, quello che è. Con che nel Covid è tornata di moda anche l'infiammazione della tempesta citochimica. Però diciamo che la parte del leone la fa l'infiammazione cronica, la riparazione tessutale, su cui si può innestare il cancro, sicuramente la resistenza insulinica e una serie di altri problemi. Per quanto riguarda la sindrome metabolica, chi di voi volesse arrivare già dopo aver fatto un giro di riscaldamento, noi abbiamo scritto nell'ultimo anno 3 libri, una trilogia dedicata all'eccesso di zuccheri nei paesi industrializzati, perché ritengo sia la causa profonda di tutta l'epidemia di malattie croniche e di aumento di mortalità e costi insostenibili dei sistemi sanitari. Uno è Panem et Circenses, il secondo è gotta, ipertensione, obesità, il terzo origini del diabete, e poi ci sono gli ultimi due che sono lo show sul digiuno, e poi parleremo anche degli altri aspetti. Parleremo della fisiopatologia del dolore, qui non andrei, l'immunologia, presentiamo un'immagine identica, perché noi parleremo di cellule che vengono attivate, tutti i militari, tutte le cellule attivate nel processo immunitario, ma vanno avanti a zuccheri, a glutammina, come il cancro, come ci ha insegnato Otto Warburg. Quello che in letteratura è definito l'immunometabolismo, no? Quindi tutta quella parte in cui quindi tutta quella parte in cui si rivedono gli aspetti solo infettivi di risposta alle infezioni e ai patogeni, ma si rileggono i processi acuti e cronici che coinvolgono il sistema immunitario, sempre alla luce di uno stile di vita e di una lettura metabolica di quello che succede. Ancora una volta penso che molti di voi non sapranno che una delle terapie naturali più potenti che abbiamo a nostra disposizione è il digiuno by design. Abbiamo fatto questo manualetto piccolo, molto pratico, che è una summa di quello che abbiamo imparato in 10 anni di master. Si intitola Artisti del Digiuno e per divertimento, con un software di intelligenza artificiale, abbiamo tradotto in inglese, in tedesco, in francese, in spagnolo, in portoghese, in polacco. Finito questo, e probabilmente lo utilizzeremo anche per delle attività programmate in Svizzera, a Lugano, nel corso dell'anno. Per quanto riguarda l'esercizio fisico mentale, il cancro, ci sono grandi novità, perché partiamo da Otto Warburg e da tutta la concezione del cancro, una teoria metabolica del cancro, ma un aspetto assolutamente nuovo rispetto ai master degli anni precedenti è la patogenesi delle malattie neurodegenerative e soprattutto tutte le malattie mentali, che sono stato oggetto del libro che stiamo pubblicando Giulia ed io in questi giorni,
che molto probabilmente si chiamerà Scegli il momento giusto o qualcosa del genere, in cui la parte da leone viene fatta dai ritmi circadiani, dall'importanza tremenda di mangiare al momento giusto, dormire al momento giusto, fare attività cognitive all'ora giusta, e ne scoprirete delle belle, cioè scoprirete che siamo tutti vittima di jet lag, o geografici perché abitiamo in Scandinavia o al Polo Nord, o sociali perché andiamo a scuola troppo presto, gli anziani dormono tardi, qualcuno lavora a turni, ecco, il lavoro a turni verrà fuori che è un disastro. Molti di noi che fanno professioni sanitarie sono ad altissimo rischio di depressione, etilismo, eccetera, eccetera, lo saprete meglio di me. Siamo una delle professioni che divorzia più spesso, che ha problemi coniugali, via discorrendo, e riusciremo a collegare questa vicenda a tutto il problema dei ritmi circadiani. Ma la cosa più interessante ve la dirà adesso Giulia, che introdurrà una nuova tecnica didattica quest'anno. In aggiunta, quindi per chiudere la parte sul programma, rispetto un po' a quello che c'è stato negli anni scorsi, che rimane comunque a disposizione appunto per quello che è irrilevante, le aggiunte sono proprio quello che mano a mano approfondiamo e scopriamo. C'è un pezzo a mio avviso che è mancato fino adesso, un po' perché non c'è ci ritaglieremo il tempo per farlo, insomma, che è una parte un po' più pratica con dell'analisi di casi clinici. Quindi man mano che il programma del master andrà avanti, man mano che affronteremo degli argomenti, porteremo con discussioni tra la platea degli uditori proprio il come, il cosa, il quando fare determinate scelte, determinati cambiamenti. Quindi un aspetto che prova a integrare e che ha l'obiettivo di integrare tutto questo bagaglio di competenze teoriche e renderlo anche un pochino più fruibile per chi poi quella roba lì la vuole fare, la vuole mettere in pratica e la vuole anche magari far provare. Mi scappa da ridere, quando ero piccolo, cioè il secolo scorso, io avevo pubblicato una serie di casi clinici su Medico e Paziente che aveva avuto un successo devastante. Mi telefonavano, mi scrivevano, perché cerchiamo di renderli come detective story, ma picchieremo durissimo sulle ultime novità, su tutte le malattie. Quindi avrete modo di fare un po' di palestra e di divertirvi, fare un po' di ginnastica cerebrale, che tra l'altro rallenta l'invecchiamento ed è anche una forma di prevenzione. Nell'attesa di vedervi tutti a presto, sapete che appunto cominciamo il 20 di ottobre, però vi consiglio di iscrivervi il 22 di ottobre. Trovate la locandina sul portale, nella stessa pagina dove c'è l'iscrizione, modalità di iscrizione, e vi consiglio di iscrivervi il più presto possibile, perché così potete fare qualche giro di riscaldamento sia sui nostri libri ma soprattutto sui video degli anni scorsi, perché partiremo come un'astronave per la Luna. Partiremo carichi e quindi se avete già fatto un giro di riscaldamento non vi mancherà il fiato, ecco, nei primi 10 chilometri. Grazie dell'attenzione e a presto.